Allora, buonasera a tutti, io sono Federica. Il tema di oggi è un tema particolare che a noi sta particolarmente a cuore proprio perché è forse un po' insolito rispetto anche alle visite guidate che spesso noi facciamo e si intitola appunto Donne e pittrici. In realtà vedrete che non parleremo solamente di pittrici, ma parleremo delle donne e artiste anche più in generale. Abbiamo scelto questo tema perché ci piaceva onorare in qualche modo anche la controparte femminile che, come vedremo, ha reso grande la storia dell'arte italiana non solo all'interno dei nostri confini nazionali, ma come vedremo anche in tutta Europa. E nonostante ovviamente per numero e anche per fama i colleghi maschi siano stati molto più presenti nella storia e quindi anche nei nostri musei, nelle nostre chiese, vedremo che ci sono delle interessanti sorprese anche per quanto riguarda proprio le nostre artiste. Iniziamo in realtà con una piccola introduzione, perché? Perché ovviamente c'è da fare una premessa, l'abbiamo già specificato. Le artiste donne sono sempre state in numero estremamente minore. Questo per un motivo molto semplice, se vogliamo anche un po' banale purtroppo, e cioè che alle donne non era permesso avvicinarsi a molti mestieri che in passato erano prettamente maschili, tra cui ovviamente anche quelli dell'arte, in particolare delle arti considerate maggiori, e cioè pittura, scultura e architettura. Mentre era già più possibile per le donne dal mondo antico fino quasi direi ai giorni nostri, avvicinarsi alle cosiddette arti minori, e cioè ricamo, tessitura e miniatura. Ovviamente queste arti minori dovevano essere svolte all'interno delle mura domestiche e raramente si poteva, come dire, andare al di fuori. Però c'è sempre quell'eccezione che conferma la regola, perché già dal mondo antico, in particolare nell'antica Grecia e nell'antica Roma, noi abbiamo testimonianze di donne che sono Buonasera. riuscite ad andare oltre i confini ovviamente della parte domestica e a raggiungere anche una fama e una notorietà notevole. Ovviamente, come trovate subito sotto il titolo, una frase di Plinio il Vecchio del primo secolo d.C., che si riferisce alla prima donna che conosceremo, cioè Tamiri o Timarete, questa donna ha disprezzato i doveri delle donne e praticato l'arte del padre. Con questa frase viene riassunto, se vogliamo, un po' quello che è stato il pensiero per molti secoli riguardo alle artiste donne. Per quale motivo? Perché in primis le donne non dovevano occuparsi, come abbiamo accennato, di questi mestieri prettamente maschili, e quindi lasciavano da parte quelle che potevano essere i lavori domestici per dedicarsi a qualcosa di diverso. E soprattutto ha praticato l'arte del padre. Questa è una costante che troveremo anche nei secoli successivi. Molte di queste donne che hanno superato i confini del mondo maschile erano spesso o figlie o comunque strette congiunte di artisti, e quindi all'interno delle botteghe paterne o comunque dei propri congiunti hanno potuto esercitare la loro arte. Conosciamone alcune di queste, noi ne abbiamo scelte tre, due risalenti alla Grecia, tra il V e il II secolo avanti Cristo, sono Tamiri ed Irene, e l'ultima invece romana, vissuta a cavallo tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo d.C., di nome Marzia. Come noterete dalle immagini, non sono chiaramente immagini di età classica, ma sono immagini, come potete leggere dalla didascalia sotto, prese da un manoscritto, da una miniatura di un anonimo francese che si rifà ad un'opera addirittura di Giovanni Boccaccio. Molti non sanno, ma Giovanni Boccaccio scrisse questo De Mulieribus Claris, dove ha presentato 106 donne famose dall'antichità ai suoi giorni, tra cui appunto ritroviamo queste figure. E questi disegni le rappresentano ovviamente con gli abiti medievali, sebbene appunto stiamo parlando di donne antiche. Pensate, sia Tamiri che Irene raggiunsero una tale notorietà da poter raffigurare delle divinità, una Artemide e l'altra Proserpita, all'interno dei loro santuari più importanti, ad Efeso e ad Eleusi. Quindi andarono assolutamente al di fuori di quello che era l'ambito domestico. Anche di Marzia sappiamo che non era solamente una pittrice, ma come vediamo dalla terza miniatura, era anche una scultrice in avorio, quindi abbracciava ben due delle arti maggiori. Questo pregiudizio della sfera femminile nel mondo artistico
continuò ovviamente anche nei secoli successivi. E arriviamo nel Medioevo. Nel Medioevo, anche qui abbiamo voluto riassumere l'atteggiamento delle donne nei confronti delle arti attraverso la frase che leggete subito sotto il titolo, e cioè pittrice e aiutante di Dio. Subentra qualcosa di diverso. Le artiste donne non sono relegate solo nelle mura domestiche, ma anche in altre mura, che sono quelle conventuali. Le artiste medievali sono solitamente monache, sono solitamente persone di un elevatissimo rango sociale, che diventano infatti di solito badesse o comunque priore del loro convento, e all'interno dei conventi, in particolare all'interno degli scrittoria, possono realizzare delle opere d'arte. Da un lato sia opere letterarie, in particolare noi abbiamo voluto ricordare il De Garda di Bingen e il Rade di Landsberg, ovviamente sono nordiche, che sono state anche delle importantissime autrici letterarie, ma furono anche miniaturiste, copiste, naturaliste, scienziate, quindi donne veramente a 360 gradi. E troviamo dei loro lavori proprio nelle prime due immagini, dove si sono rappresentate nelle miniature, che noi abbiamo ritagliato ovviamente per farvele vedere meglio, all'interno dei loro manoscritti. E arriviamo invece alla nostra Italia, e anche un pochino più vicino a noi a livello di età. Siamo proprio alla fine di quello che viene identificato come Medioevo, quindi nella prima parte del 1400, troviamo Caterina de' Vigri, anzi Santa Caterina de' Vigri, che è anche patrona e protettrice proprio dei pittori, anche lei ricchissima, bolognese, fondatrice e badessa ovviamente delle Clarisse, del Corpus Domini di Bologna, produsse una quantità enorme di affreschi, di quadri e di miniature, ovviamente tutte a carattere e a soggetto sacro, e la troviamo proprio nella terza immagine, come appunto potete vedere. Allora, un piccolo excursus quindi del mondo antico e del mondo medievale, che ci porta diciamo a più vicino ai nostri giorni, e in particolare in quella che è stata l'epoca d'oro dell'arte italiana, e cioè dall'epoca rinascimentale in poi. E andiamo a conoscere le abbiamo volute chiamare le madri dell'arte rinascimentale. Come vedrete poi nel resto della presentazione, noi ci soffermeremo soprattutto su quelle artiste che hanno avuto a che fare ovviamente con la città di Roma, o perché vi hanno abitato, o perché vi hanno in qualche modo lavorato, o perché ancora oggi alcune loro opere noi le possiamo ammirare in città. Per fare questo però abbiamo dovuto per forza parlare delle madri del Rinascimento, e cioè di quelle donne che in qualche modo le hanno ispirate, anche se magari opere loro noi a Roma purtroppo non le abbiamo, ma questo ci dà modo di andare in altre bellissime città italiane a vederle proprio, speriamo quanto prima. Iniziamo proprio con due importanti madri, che sono la bolognese Properzia De Rossi e la veneziana Marietta Robusti. Piccola premessa, prima di andare avanti. Se parliamo della culla del Rinascimento italiano, la città che a tutti noi viene in mente è ovviamente Firenze. Se dovessimo però parlare della culla del Rinascimento femminile italiano, non pensiamo a Firenze, perché purtroppo Firenze forse non ha lasciato troppo spazio alle nostre donne, ma pensiamo soprattutto alle regioni del centro-nord Italia, Veneto e soprattutto Emilia-Romagna, come appunto vedremo, che hanno regalato delle perle preziose grazie appunto a queste artiste. E andiamo velocemente a conoscere la prima, Properzia De Rossi, che è stata definita addirittura da Vasari nelle sue vite la femmina scultora, cioè la prima vera grande scultrice della storia dell'arte italiana. Una donna di eccezionale cultura, che destò enormi invidie nei colleghi maschi, soprattutto quando riuscì a ottenere un prestigioso incarico all'interno del cantiere addirittura della chiesa di San Petronio a Bologna. Infatti, insieme ai suoi colleghi maschi, la nostra Properzia dovette realizzare queste formine in marmo. Io ve ne ho presentata una che potete vedere appunto proprio qui, che andavano a comporre il portale proprio della chiesa. In questa formina Properzia rappresenta una scena tratta dall'Antico Testamento, in particolare è tratta ovviamente dalle storie di Giuseppe, e vediamo proprio il momento in cui Giuseppe scappa dalle avance della moglie di Potifarre. E il suo lavoro era talmente prezioso e talmente ben fatto che uno dei suoi colleghi, Aspertini, noto pittore del tempo, andò in giro
a andare una cattiva fama della nostra povera Properzia, dicendo che era una sgualdrina, che era una poca di buono, che aveva una relazione clandestina con un potente personaggio del tempo. E questo fece sì che la Properzia ebbe la metà del compenso che le spettava per la realizzazione del portale. Nonostante tutto, continuò a lavorare, la sua fama fu tale che nel 1530 Clemente VII, il Papa Clemente VII che giunse a Bologna per incoronare Carlo V imperatore, voleva a tutti i costi conoscerla. Purtroppo pochi mesi prima Properzia era morta di tosse, quindi non poté realizzare questo che sarebbe stato il coronamento della sua carriera. Passiamo a Marietta Robussi, conosciuta come la Tintoretta, perché è figlia del grande artista veneziano, il Tintoretto. Tintoretto aveva vari figli che facevano arte, ma nessuno bravo come la sua Marietta. La fece studiare all'interno della sua bottega, ovviamente quindi si formò con il padre e ebbe un successo strepitoso, soprattutto come ritrattista, perché alle donne era concesso soprattutto l'arte del ritratto. Qui la vediamo proprio in un autoritratto che lei fece con Madrigale, facendo vedere che non era bravissima solo come pittrice, ma era anche un'eccellente musicista. Come vedremo, molte di queste donne hanno una cultura eccezionale, nulla da invidiare ai loro colleghi maschi. Marietta venne pensata e richiesta come ritrattista dalla corte spagnola, ma purtroppo il padre le impedì di lasciare le mura domestiche, la fece sposare in giovane età, ma ahimè Marietta morì in giovane età, morì per una malattia a solo 36 anni, lasciando il padre, e in realtà un po' tutti noi, nello sconforto, perché chissà quante altre opere avremmo potuto ammirare. La terza madre dell'arte rinascimentale, forse anche un po' la più importante, è la cremonese Sofonisba Anguissola. Sofonisba è considerata la real pittrice perché riuscì lì dove Marietta non è riuscita, cioè a farsi apprezzare anche all'interno delle corti europee. Fu la ritrattista delle principali corti italiane ed europee del tempo, venne chiamata in Spagna, la sua arte arrivò fino a Londra, in tutta Italia. Fu veramente eccezionale, una donna eccezionale per il suo tempo. Sofonisba proveniva da una famiglia molto abbiente, ebbe sempre dalla sua parte i genitori che le permisero ovviamente di diventare pittrice di professione. E questa era una cosa rarissima al tempo, perché la pittura per le donne doveva rimanere un hobby. La troviamo in questo bell'autoritratto che fa proprio accanto a un cavalletto per sottolineare che la sua arte era quella di fare la pittrice. Il Vasari ne parla elogiandola non solo come pittrice ma anche come letterata. E la sua produzione fu vastissima, anche Sofonisba si sposò, ebbe anche lei dei figli, ebbe addirittura due mariti che la seguirono anche nei suoi spostamenti, perché viaggiò moltissimo, fino a giungere a Palermo, dove in realtà finirà la sua vita. Aveva oltre 90 anni quando muore, da alcuni anni era ormai cieca e non si dedicava più all'arte, ma la sua bottega, il suo atelier era famoso in tutta Europa. Tanto che alcuni artisti importantissimi come Van Dyck giunsero a Palermo proprio per conoscerla. E la frase che abbiamo messo, cioè ho ricevuto maggiori lumi da una donna cieca che dallo studiare le opere dei più insigni maestri, racchiude la grandezza di Sofonisba, che diventerà veramente un faro per molti artisti successivi. E non è un caso che abbiamo voluto inserire sulla destra queste due immagini. La prima, che potete vedere, che è il fanciullo morso da un gambero, proprio un'opera su carta di Sofonisba, è stata oggi tutti i critici sono concordi nella ritenere quest'opera un lume guida per la ben più famosa opera che vedete qui sotto, cioè l'opera ovviamente di Caravaggio, il ragazzo morso da un ramarro. Caravaggio la fece in giovane età, circa 50 anni dopo quella di Sofonisba, ed è chiaramente un riferimento, non solo nell'immagine, ma è un riferimento nell'espressività del ragazzo, guardate appunto il fanciullo, ma anche nella gestualità che i due hanno, per farvi capire come queste donne sono state veramente importanti per l'arte non solo femminile ma anche maschile della nostra storia e non solo. Entriamo nel vivo con la prima delle artiste che effettivamente hanno avuto molto a che fare con la nostra città di Roma e che possiamo ammirare in città, e troviamo
Lavinia Fontana, chiamata la Pontificia Pettrice, e credo che già questo titolo dica tutto, perché fu amatissima a Roma, amatissima appunto nelle corte, nella corte papale. Lavinia era figlia di Prospero Fontana, anche egli artista, cresciuto insieme agli Zuccari, a Perin del Vaga e anche a Vasari, quindi assolutamente della cerchia degli artisti cosiddetti manieristi. E Lavinia quindi si forma nella Bottega Paterna, si forma, immaginate, con tutte queste, con questi personaggi che giravano intorno alla bottega del padre. E noi abbiamo uno dei suoi primi lavori, che è appunto l'autoritratto alla spinetta, oggi conservato all'interno dell'Accademia di San Luca, dove la nostra Lavinia si autoritrae mentre suona. Vedete come ritorna la musica nei ritratti di queste giovani. Per quale motivo? Perché la musica era la base dell'educazione di una buona fanciulla. E non solo, in alto vediamo anche una scritta. Questa scritta dice che appunto che Lavinia era una Virgo, una vergine, e che era insomma una buona donna nel senso vero del termine. Perché? Perché questo quadro doveva essere recapitato alla sua futura suocera. E in questo quadro Lavinia si sponsorizza come donna raffinata, possiamo guardare la meravigliosa veste che indossa, come donna ben educata, ecco allora che suona la spinetta, come donna anche di un certo status sociale, c'è cioè una serva dietro che regge un libro di musica, vergine, che era fondamentale al tempo, come riporta appunto sulla scritta, ma c'è qualcosa di più. Guardate il cavalletto che si intravede accanto alla finestra. Lei fa benissimo capire che la sua prima arte è la pittura e che si sarebbe solo sposata solo se il marito le avesse concesso di continuare quest'arte. Effettivamente il marito le concede di continuare quest'arte, sarà anzi il suo manager, la sponsorizzerà sempre e comunque, l'accompagnerà nei suoi lunghi viaggi e nei soggiorni in varie parti d'Italia e non solo, anche lei sarà importantissima all'estero e avrà, pensate, 11 figli. Ahimè, solo tre le sopravviveranno. A destra trovate un quadro bellissimo che potrete al più presto, speriamo, ammirare a Galleria Spada, a Roma, nella collezione di Galleria Spada, che rappresenta Cleopatra. Perché? Perché Lavinia va oltre, non rappresenta più solo ritratti, ma vuole rappresentare tutto ciò che i suoi colleghi maschi già facevano, cioè scene mitologiche, scene storiche. Ecco quindi che approccia ad un personaggio tipico dell'iconografia del tempo, cioè il suicidio di Cleopatra. Vediamo infatti il serpente che esce dal vaso che sta per colpire l'ultima regina di Egitto, che così si dà il suicidio, ma come vediamo, non ha dei vestiti tipici egiziani, ma non ha in realtà neanche vestiti tipici dell'epoca di Lavinia. Perché? Perché Lavinia era una grande amante del mondo orientale, in particolare del mondo persiano, e veste la sua Cleopatra come una grandama di Persia. In particolare di Lavinia vi voglio far notare la preziosità con cui realizza nei suoi dipinti le vesti e i gioielli. Potrei dire un tocco tutto assolutamente femminile. Pensate, questo quadro ha così tanto successo che l'ambasciatore persiano a Roma qualche anno dopo la chiama per farsi fare il ritratto di famiglia. Non solo, Lavinia prosegue ed è la prima donna a realizzare una pala di altare a livello ecclesiastico, quindi all'interno di una chiesa. Non è questa che vedete qui, in realtà la prima pala di cui vi parlo è sempre con una vergine, con un bambino, ma si trova a Imola. Questa è un'altra pala di altare che Lavinia realizza nel 1600 e che potete ammirare a Roma. Basta andare nella bella basilica di Santa Sabina all'Aventino, all'interno vi è appunto la cappella di San Giacinto, dove la pala d'altare è proprio San Giacinto che venera la Madonna, opera di Lavinia Fontana. Ma Lavinia Fontana non si ferma qui. In un'altra chiesa romana, bellissima, Santa Maria della Pace, proprio dietro Piazza Navona, conosciuta soprattutto perché all'interno vi è la famosa Cappella Chigi affrescata con le sibille di Raffaello che realizzò in pratica un secolo prima, Lavinia Fontana lavorò all'interno anche lei di questa chiesa, insieme a due importanti artisti del tempo che erano l'Albani e il Passignano, nella Cappella Rivaldi, dove in particolare lei realizzò queste quattro tavole in ardesia, quindi dipingeva su vari supporti, e dove sono rappresentate appunto quattro sante: Cecilia, Agnese, Caterina e Chiara. Ma non solo. Lavinia prosegue, quindi come avrete capito, Lavinia è praticamente un'apripista, perché
per tutte le altre donne che verranno dopo di lei, perché approccia addirittura al nudo. Il nudo era già difficile farlo per gli artisti maschi, ne sa qualcosa Michelangelo, che poi hanno coperto tutti i suoi meravigliosi nudi. E lei comunque sfida, nonostante non potesse frequentare accademie, ovviamente non potesse frequentare quindi neanche le accademie dove in parte si impartivano le lezioni di nudo, lei riesce a creare un nudo unico, sodo, modellato, con questa splendida luce che troviamo nel quadro di Minerva in atto di abbigliarsi. Non solo, approccia ad un tema mitologico. In questo caso Minerva, appena deposto a terra l'armatura in cui solitamente si veste, per indossare un preziosissimo abito, quasi fosse una novella Venere, tanto che c'è qui un Cupido che sta giocando con l'elmo. Se guardiamo alla finestra, purtroppo si intravede poco, qui in fondo si intravede la cupola di San Pietro, che ci indica che questo quadro è stato fatto durante il soggiorno romano di Lavinia, ma troviamo poi un ulivo, una civetta e un'asta, i simboli tipici, insieme ovviamente allo scudo e all'elmo, proprio di Minerva. E questa splendida opera la potete ammirare a Galleria Borghese, perché fu lo stesso gran cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V, grande estimatore per esempio di Caravaggio, a volere un'opera di Lavinia Fontana. Quindi pensate che donna eccezionale. Nell'ultima parte della sua vita Lavinia con il marito si chiude in convento e finisce così questa lunga ed importantissima carriera. Andiamo oltre e troviamo forse la più famosa di tutte le artiste, soprattutto perché dal 1900 in poi molti storici dell'arte recuperarono nel dimenticatoio, ahimè, dove erano finite tutte queste artiste, in particolare la figura di Artemisia Gentileschi Lomi. Tant'è che qualche tempo fa c'è stata anche una bellissima mostra qui a Roma proprio a lei dedicata. Artemisia, noi l'abbiamo voluta chiamare la pittrice femminista, proprio perché anche la sua vita fu una vita sui generis, fu una vita particolare dove ha sdoganato effettivamente vari pregiudizi. La ritroviamo qui in un autoritratto, uno dei più noti autoritratti realizzati, come allegoria della pittura. E vedremo che questo tema tornerà anche per un'altra artista molto nota a Roma. Anche lei, figlia d'arte, suo padre, troviamo qui, appunto in un ritratto di Van Dyck, suo padre era Orazio Gentileschi, importantissimo artista del tempo che si era avvicinato alla corrente dei Carracci, naturalista dei Carracci, e che era diventato anche un buon amico proprio di Caravaggio, e quindi è sicuro che la giovane Artemisia abbia in qualche modo conosciuto anche il grande Caravaggio. A 12 anni resta orfana di madre e il padre decide di insegnarle il mestiere di artista. Nel giro di 2-3 anni però Artemisia fa vedere veramente quanto era brava, quanto era al di sopra, come dirà lo stesso padre in una lettera alla Granduchessa di Toscana, quanto era al di sopra proprio di molti suoi colleghi maschi ben più grandi. E questo lo possiamo già vedere dalla prima opera nota giunta a noi di Artemisia, che è proprio l'opera di Susanna e Vecchioni, tratta sempre da un racconto dell'Antico Testamento, dove emerge tutta la forza espressiva e la bravura di questa eccezionale donna. Una donna eccezionale che ha anche una vita purtroppo eccezionale sotto certi aspetti. Infatti nel 1611, quando era poco più di un adolescente, Artemisia subisce uno stupro da parte del collega e amico Agostino Tassi, del padre sotto il quale stava lavorando. All'inizio, come era usanza all'epoca, ovviamente Agostino Tassi aveva giurato di sposare, di riparare così l'offesa fatta, ma poi si era scoperto che Agostino Tassi era già sposato. Orazio, quindi, il padre decide di fare causa ad Agostino e inizieranno dei mesi lunghissimi per Artemisia, perché non solo verrà sottoposta a delle visite ovviamente mediche, ma anche addirittura a tortura, ma ad umiliazioni continue. A Roma in quel periodo si pensava che fosse stata lei la sgualdrina, che se la fosse cercata in qualche modo. Diciamo che alla fine di questa avventura il nostro Tassi viene in qualche modo giustiziato, tra virgolette, nel senso che viene chiesto di scontare 5 anni di carcere o di esiliarsi da Roma, ma in realtà non farà né l'uno e né l'altro. Artemisia quindi è lei, appena sposata, decide di trasferirsi a Firenze, si sposa con un pittore, in realtà un matrimonio non molto felice, e decide proprio di cambiare città, di cambiare aria e di spostarsi a Firenze, che in realtà l'accoglierà benissimo perché Artemisia era già una grande artista.
Prima di proseguire con la storia della sua vita, qui abbiamo voluto mettere un confronto per far vedere quanto lei in realtà si sia ispirata ovviamente all'arte del padre, ma nello stesso tempo se ne sia allontanata. Qui abbiamo appunto un'opera di Orazio, Madonna con Bambino, qui stesso tema, però fatto da Artemisia. Questa splendida opera la troviamo anche sempre a Roma, in Galleria Spada, e troviamo la dolcezza, un'espressività e un'intimità tipica proprio di Artemisia, oltre ovviamente ai colori brillanti che saranno appunto tipici di parte del suo repertorio. A Firenze ha rapporti, pensate, con Galileo Galilei, con il nipote di Michelangelo Buonarroti, quindi avrà una fama enorme. Purtroppo il marito sperpererà parte del patrimonio che lei aveva messo da parte, e non solo, verrà accusata anche di aver avuto una relazione extraconiugale, per cui dovrà abbandonare anche Firenze, comincerà a viaggiare a Napoli, a Roma e non solo. Qui vediamo un'altra opera famosa, la più famosa di Caravaggio, che è Giuditta che decapita Oloferne, sempre un tema abbastanza caro alla storia della pittura, tratto dall'Antico Testamento, e qui lo stesso tema ripreso circa 20 anni dopo da Artemisia. Possiamo notare molte similitudini, perché quando Artemisia in particolare tornerà a Roma abbraccerà proprio la corrente caravaggista tipica di quel periodo, ma nello stesso tempo troviamo sempre la sua impronta assolutamente unica. Molti dicono che i quadri molto cruenti di Artemisia siano anche uno sfogo, se vogliamo, della vicenda personale di violenza che lei ha vissuto. Sicuramente una traccia del vissuto di ogni artista emerge nelle loro opere. Proseguendo sempre con Artemisia, troviamo diciamo altre sue opere che vanno anche sia dal periodo fiorentino che il periodo romano che il periodo napoletano. Qui troviamo una bellissima Santa Cecilia che possiamo sempre trovare a Galleria Spada, che come vedete è una galleria molto femminista, ospita ben 3 opere di donne tra Lavinia Fontana e Artemisia Gentileschi, e qui notiamo proprio lo sfondo scuro da cui emerge prepotentemente questo meraviglioso abito giallo, ma contemporaneamente notiamo sempre la dolcezza dei volti di Artemisia. Il secondo ritratto invece viene rappresentata una donna sofisticata in un abito meraviglioso con ventaglio, dove oggi gli storici dell'arte sono propensi a vedere proprio un autoritratto di Artemisia ormai adulta, che fece questo ritratto come una sorta di bigliettino da visita per sponsorizzare se stessa e la sua arte. Anche lei, come Lavinia Fontana, riesce ad avere delle committenze importanti, come quelle per la cattedrale di Pozzuoli, dove realizza proprio il San Gennaro che placa l'orso, quindi riesce ad entrare anche negli ambienti ecclesiastici. Ed infine un'altra opera, sempre di carattere storico-mitologico, avevamo visto già prima come l'aveva affrontata Lavinia Fontana, ora vediamo come l'affronta lei. Ecco, una Cleopatra estremamente più sensuale, guardiamo appunto il seno scoperto, ma sempre con questo volto molto angelico, volto molto, molto dolce. E Artemisia, ecco, è sicuramente stata una donna eccezionale, e dobbiamo proprio a Roberto Longhi, agli inizi del Novecento, la sua riscoperta, la prima donna ad essere entrata all'interno dell'Accademia del Disegno di Firenze. Quindi ecco, questo penso dica tutto. Procediamo, ora non abbiamo una pittrice bassa, qui abbiamo anche un'architetta, anzi come la definiva nei tempi l'architettrice Plautilla Bricci, che è stata una delle figure cardine del barocco romano, sebbene penso che molti di voi non ne abbiano mai sentito parlare purtroppo. Plautilla Bricci infatti nasce e vive tutta la sua lunghissima vita a Roma, dove grazie anche a lei, a una famiglia che la sostiene, in particolare al fratello che farà il suo stesso mestiere di architetto, riesce piano piano ad entrare nelle grazie, in particolare di uno dei personaggi di spicco del barocco del tempo, cioè Pietro da Cortona. Ma non solo, riesce anche ad entrare nelle grazie di un personaggio politico cruciale del tempo, cioè padre Elpidio Benedetti. Chi era padre Elpidio Benedetti? Era il segretario personale del cardinale Mazzarino. Il cardinale Mazzarino era quel potente cardinale che praticamente era il segretario, il consigliere dei re di Francia.
Ma non solo, morto Mazzarino, scusate, Elpidio Benedetti diventa egli stesso il segretario del re Sole, del re Luigi XIV. Quindi ovviamente entrare nelle grazie di Elpidio era fondamentale. Clotilda riesce, le male lingue dicono che riesce perché ovviamente aveva una relazione amorosa con lui. Come avrete capito, quando si parla di donne ci deve essere anche purtroppo sempre un gossip dietro, vero o meno che sia. E che cosa fa Clotilda Bricci a Roma? Probabilmente progetta, come possiamo vedere dalla pianta e dal prospetto che qui viene riportato, la Villa Benedetti, quindi la villa appunto di Elpidio, oggi conosciuta come Villa Giraud dai nuovi proprietari, che possiamo trovare lungo la Via Aurelia sul Gianicolo. La foto che vedete oggi è una foto attuale che quindi riporta in realtà anche le numerose modifiche che in questa villa sono state apportate poi nel 1800, andando un po' a perdere quella che era invece la forma voluta da Clotilda Bricci. E questa fu la sua prima grande opera architettonica commissionata a Roma, la villa detta anche il Vascello perché aveva appunto questa forma molto, molto particolare. Ma non solo, Clotilda Bricci è conosciuta soprattutto per aver realizzato una cappella e anche una pala d'altare all'interno della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la chiesa nazionale dei francesi, che tutti noi credo conosciamo anche solo per sentito dire, perché all'interno sono conservati ovviamente alcune tele del Caravaggio, presenta un'altra cappella proprio di una donna. Quindi magari la prossima volta entrando ad ammirare Caravaggio ci possiamo spostare per ammirare anche questo meraviglioso esempio di cappella barocca. La cappella è dedicata a San Luigi, che è anche il patrono della chiesa, che è il re San Luigi IX di Francia, appunto. E come potete ammirare in questa foto, è veramente un tripudio del barocco. È pathos, è emozione, è colore, è scenografia, è teatralità. E non solo, come vi accennavo, essendo non solo scusate, architetta, ma anche pittrice, ne realizza anche la pala d'altare. Proseguiamo con Clotilda Bricci perché non sono le uniche opere che potete ammirare di lei a Roma. Da pochi anni è stata ricondotta alla mano giovane in realtà di Clotilda Bricci anche questa Madonna con Bambino che potete invece ammirare nella Chiesa degli Artisti, la Chiesa di Santa Maria in Montesanto all'incrocio tra Via del Babuino, Piazza del Popolo e via del Corso. Spostandoci un pochino da Roma, a Rieti, in particolare a Poggio Mirteto, all'interno della Chiesa di San Giovanni Battista potete ammirare anche questi due disegni che rappresentano la nascita, la decollazione di San Giovanni Battista, che in un tempo in realtà rappresentavano uno standard, che oggi appunto per motivi di conservazione sono invece conservati all'interno della chiesa. Si dice che questa donna anziana, la nutrice, diciamo, qui rappresentata di Giovanni Battista, sia l'unico autoritratto che noi abbiamo di Clotilda Bricci. Purtroppo in età più giovane non abbiamo nulla. Ma non solo, Clotilda lavora anche per i canonici del Laterano. E infatti qui troviamo, anche se oggi è conservato ai Musei Vaticani, questo Eterno Padre che doveva decorare un oratorio accanto alla Scala Santa, oggi purtroppo perduto. E a lei si dà anche un parte il progetto di questo palazzo di fronte proprio al Quirinale, in via della Tataria numero 22, Palazzo Testa Piccolomini a Montecavallo, che sembra appunto abbia realizzato sempre insieme appunto a suo fratello. Quindi, come vedete, un'architetta veramente molto proficua. Finirà la sua vita abbastanza anziana e si dice anche lei ritirata in convento, ma di questo non sappiamo di più. Vi accenno solo che sembra sia stata anche un'urbanista perché ha progettato alcune case modeste nella zona di Grande a Roma. Proseguiamo con in realtà le ultime due, Rosalba Carriera, di cui purtroppo non ha avuto molto a che fare con la città di Roma, però l'abbiamo voluta presentare perché in particolare queste quattro belle immagini che vedete qui le potete ammirare all'interno della Galleria Corsini a Via della Lungara, quindi per questo ci è sembrato interessante proporvela. Veneziana, conosciuta come la Regina del Pastello, perché fu una delle prime artiste a riportare in auge il pastello come tecnica pittorica. E non solo, lei ha usato il pastello forse in maniera
nella maniera più sublime, tant'è che molte altre personalità di spicco del tempo non riuscivano ad eguagliarla in questa tecnica. Rosalba nasce anch'essa in una famiglia molto benestante e veneziana, quindi riesce a praticare l'arte del disegno, ma anche della decorazione. Decorava ceramiche, decorava le tabacchiere, decorava l'avorio, era eccezionale da ogni punto di vista. Ebbe una fama enorme. Tutta Europa voleva i lavori di Rosalba Carriera, tanto che fu una delle prime donne ad entrare ufficialmente all'interno dell'Accademia di San Luca. E questo, la fanciulla con colomba, è il quadro che lei dedicò all'Accademia di San Luca una volta entrata, e nel 1720 fu una delle pochissime donne ad entrare nell'Accademia Reale di disegno parigina, quindi una personalità unica. Qui la troviamo appunto mentre si autoritrae insieme appunto alla sorella, quindi anche lei ci tiene a far mostrare che il suo lavoro era quello di pittrice. E come vi accennavo, invece a Galleria Borsini possiamo trovare questi quattro meravigliosi quadretti che rappresentano le allegorie dei quattro elementi o le allegorie delle quattro stagioni, dove si vede proprio la sua mano. Era una mano felice perché univa, diciamo, quella morbidezza e quella delicatezza del disegno, potremmo dire tipico di Roma o comunque del centro Italia, fiorentino in particolare, con i colori, con quelle tonalità vivaci, veloci, brillanti, invece tipiche della Laguna e tipiche di Venezia. E lei racchiude anche un po' quella che era l'arte, il gusto tipico della Venezia della prima metà del 1700. Chiudiamo con l'ultima artista di questa breve carrellata, che è Angelica Kauffmann. Siamo appunto nella fine, nella seconda metà del 1700, i primissimi anni del 1800, e nonostante fosse nata in Svizzera, Angelica Kauffmann è legata a Roma in maniera indissolubile, come vedremo appunto a breve. L'abbiamo voluta chiamare la pittrice d'Europa. Perché? Perché forse più di tutte le altre sue colleghe che abbiamo appena visto, è stata la donna che ha in qualche modo sponsorizzato se stessa al di là dei confini, facendo sì che tutte le più eminenti personalità europee avessero un suo disegno, avessero un suo ritratto. È stata anche un'artista estremamente prolifica, quindi ci ha lasciato veramente tanti disegni, tanti dipinti, e questo sì, l'ha resa veramente un punto fermo nell'arte tra 1700 e 1800. Aveva anche lei dei genitori illuminati che le hanno permesso una brillante carriera, soprattutto le hanno permesso di studiare le lingue, di studiare l'arte, di studiare la letteratura, ma anche le scienze. Dovete pensare infatti che la scienza, la matematica, la geometria, l'aritmetica erano fondamentali se si voleva approcciare nel disegno. E lo sappiamo perché i grandi artisti come Michelangelo, Raffaello, era il loro pane quotidiano, ma per le donne questo era molto più difficile, non potendo effettivamente accedere a queste scuole. Ma quando vi erano questi genitori illuminati, tutto si poteva, addirittura finanziare un grand tour alla nostra Angelica Kauffmann, che viaggerà tantissimo in Italia, non solo, proprio grazie ai fondi della sua famiglia di origine. Sin da giovane si dedica alla musica anche lei, ma soprattutto alla pittura. E qui infatti vediamo il suo primo lavoro. È un autoritratto dove la vediamo proprio fanciullina con in mano proprio uno spartito musicale. Come vedete, tutte queste arti accomunano queste donne eccezionali che abbiamo appunto conosciuto. A destra invece troviamo un suo autoritratto, ovviamente già da più adulta, ormai da donna, e anche lei, come aveva già fatto Artemisia, vi ricordate, si presenta proprio come la musa della pittura. E in questo quadro, così come in un altro che vedremo, noi abbiamo tutta la potenza di Angelica, perché da un lato abbiamo proprio il tipico tratto neoclassico con la veste, l'atteggiamento tipico proprio di questo di questa arte che vuole riscoprire il passato, ma se già vediamo gli sfondi dietro, intravediamo quella che sarà la grande arte dei primi del 1800, l'arte che farà da sfondo ai risorgimenti, quindi l'arte romantica, e questa è una grande forza di Angelica Kauffmann. Andiamo avanti con la sua storia. Angelica, dopo un primo matrimonio fallimentare, nel senso che il marito l'aveva presa in giro, l'aveva fatto credere di essere un nobile, invece era solo un mascalzone, quindi riesce a chiedere l'annullamento, e dopo aver girato nelle corti di Londra e in tutta Italia, decise di stanziarsi a Roma. E qui
sono le persone da tutta Europa che vengono da lei, perché lei apre un vero e proprio atelier, una vera e propria bottega. E tutti i rampolli dell'Europa che vengono a fare il Grand Tour vogliono andare nella bottega di Angelica Kaufman, vogliono avere un disegno, una copia di Angelica Kaufman. Tra questi vi è anche il noto attore Garrick, che era il più importante attore shakespeariano di Londra. E Angelica le fa questo autoritratto che è unico nel suo genere. Guardate, voltato sulla sedia, mentre ci guarda in maniera anche così profonda, così psicologica, se vogliamo. Bene, questo ritratto ha un successo strepitoso, persino i reali d'Inghilterra vogliono essere ritratti da Angelica Kaufman. Anche lei entra nell'Accademia di San Luca e dona come quadro proprio questo che vedete al centro, che rappresenta la speranza. Guardate la dolcezza del volto. E sulla destra invece immortala suo marito, Antonio Zucchi, che era anche lui un pittore mediocre, quindi decide di abbandonare la pittura per dare tutto se stesso alla moglie e diventarne il suo manager. Saranno insieme per tutta la vita. Un amore molto paziente, molto cordiale, ma non una vera passione. La vera passione Angelica l'avrà per un altro uomo, Goethe, che penso tutti noi conosciamo. Siamo negli anni 80 del 1700, Goethe intorno ai 36-37 anni compie il suo famoso viaggio in Italia, in particolare sarà a Roma per un po' di tempo e abiterà in quella che oggi è la sua casa museo in via del Corso numero 18. E qui deciderà di andare anche lui a conoscere Angelica Kaufman, di cui tutti parlano, e quindi si reca nell'atelier che si trovava appunto in via Sestina 22, in questa zona più o meno di Roma, in questa foto storica che potete vedere, per conoscerla. E sembra che tra i due ci fu una sorta di colpo di fulmine, un'amicizia intima, accomunata anche dalla passione per l'arte, dalla passione per l'antico, per la letteratura. I due pranzavano insieme, passeggiavano insieme, andavano per musei insieme. Oggi gli storici dell'arte, i critici di arte sono propensi per ritenere questa non solo una semplice amicizia, ma qualcosa in più, un amore molto profondo. Un amore profondo tra un uomo e una donna di 8 anni più grande, che al tempo poteva creare un certo scandalo, ma non solo, una donna che era già sposata. Inoltre Goethe, diciamo, era un po' un uccellino di bosco, amava andare anche con altre donne, e questo sicuramente non rese le cose semplici. Così come il loro ultimo addio, quando Goethe tornò a casa, salutò per sempre Angelica. Per un periodo i due si scrissero, ma poi Goethe decise di non risponderle più e Angelica distrusse parte delle lettere che aveva scritto per il suo amato. Dopo la morte di Angelica si dice che però chiunque chiedesse a ormai un anziano Goethe com'era Angelica Kaufman, lui non poteva far altro che rimpiangere quei tempi e avere un velo di malinconia negli occhi, quindi forse c'è stato grande amore anche da parte proprio di Goethe. Chiudiamo con la fine di Angelica. Angelica muore e pensate, lei che era stata la regina di Roma, la regina dei salotti di Roma, aveva come amici Winckelmann, aveva come amici Batoni, grazie al quale aveva potuto studiare il nudo, Piranesi, le spettava un posto nel Pantheon, una tomba nel Pantheon, lei sia per umiltà che per amore decide di essere sepolta accanto al marito, nella bellissima chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, dove appunto possiamo trovare la sua lapide, sotto proprio quella del marito, e nella lapide lei scrive proprio che vuole stare con suo marito perché nella vita sono andati così d'accordo, che vuole avere questa concordia anche dopo la morte. Sapete chi organizzò i funerali di Angelica Kaufman? Canova, Antonio Canova in persona. Quindi pensate veramente che donna eccezionale. Una delle sue ultime opere che possiamo ammirare alla Galleria Barberini di Roma è questa, dove appunto c'è il ritratto di giovinetta in veste di baccante, dove veramente, come vi accennavo prima, unisce quella grazia e quella delicatezza del tratto neoclassico con quella già ansia, diciamo, che si vedrà nel periodo subito successivo, che appunto è il periodo romantico, con questi sfondi plumbei. Vi lascio con una battuta. Angelica Kaufman, possiamo definirla la prima influencer della storia, perché si dice che a Roma fosse la regina dei salotti.
tutti e tutte le donne volevano vestire come lei. Lei vestiva un po' alla greca, si pettinava alla greca e tutte seguivano la sua moda. Quindi ecco che è stata veramente, scherzando, la prima influencer della storia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo il prossimo appuntamento che è venerdì 24 aprile, sempre alle ore 17, tutt'altro tema, i luoghi del divertimento nell'antica Roma e come cita Giovenale, in fondo il popolo due sole cose ansiosamente desidera, pane e giochi circensi. Grazie ancora a tutti.